Questo è l'oratorio della Gran Madre di Dio. Proprio dietro questo reticolato c'è questo spettacolo. Allora, qui tutto il giorno bivaccano, come vedete quei cartoni giù in fondo, zingari che chiedono l'elemosina qui al Conal San Lazzaro. Quello che lasciano è questo, sotto le piante, forchette, posate di ogni genere. Poi non basta, qui è tutto tappezzato, il prato ormai secco per il caldo dell'estate, tutto tappezzato di pezzetti di carta e cose varie, residui di cibo. Questo pozzetto qui addirittura è adibito a bidone dell'immondizia, perché qui all'angolo dove c'è la siepe ce n'era uno grande, è stato tolto dall'ASET perché riteneva forse che non era importante lasciarcelo. Questo è quello che troviamo a ridosso del Conal San Lazzaro. Guardate. Non sto scherzando, questo è quello che succede dopo una serata di scorribande dei ragazzi del luogo e non, e zingari tutto il giorno che bivaccano qua. Qui sopra c'è il consultorio dei bambini, dove vanno, come vede c'è una mamma con un bambino, e qui ci sono panchine che sono state sradicate dal loro posto, addirittura qui vediamo ancora lo zoccolo in cemento, e portate qui sotto perché loro devono fare i loro comodi qua. I bidoni qua sono sempre tutti pieni, completamente pieni. Stamattina, proprio caso eccezionale, è vuoto questo qui. Qui sotto troviamo cose che servono, appunto gli zingari, i cartoni e quant'altro. E come vedete, qua la situazione non cambia. Gente che esce dal Conad, esce e vede questa situazione qua. Guardi che bei colori che ci sono sotto questo ambiente pulito. Questa è una situazione che perdura tutto l'anno, soprattutto d'estate. Considerate che l'ASET vuota questi piccoli bidoni che vedete qui sulla strada 2 volte a settimana. No, anzi, prima era 2 volte a settimana, adesso solo il giovedì mattina, che, come vedete, dopo di un giorno straripano. Quindi la gente non sa più dove buttare l'immondizia e la butta a terra. Questa è la situazione di Fano. Se vogliamo fare qualcosa per migliorarla, forse, visto che questo è un quartiere molto popolato di persone anziane, la vegetazione sta coprendo quasi il selciato. Io l'ho già detto tante, tante volte, ho fatto lettere. Sono andata dagli organi competenti più volte, speso tempo e pazienza anche per denunciare queste situazioni. Guardate, non sto scherzando, tra un po' gli alberi si combaciano tra di loro e non si passa più, bisogna passare nel verde, si fa per dire, in mezzo all'immondizia. E questo è quanto, questa è la situazione di San Lazzaro dietro il palazzetto dello sport.